Giovanni Terrenzio, presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, ma in questo caso imprenditore agricolo, perché la sua azienda è stata una delle aziende, se non l'azienda maggiormente colpita dalle bombe d'acqua di questa mattina. Che danni avete subito? Ma danni fortissimi alla sera, dove l'acqua è arrivata a 2,5 metri. Abbiamo anche salvato delle persone che stavano attraversando la strada, che non so se avete delle immagini, comunque era praticamente sommersa per oltre 0,5 metri, e alle serre con le coltivazioni in atto delle piantine, insomma, abbiamo avuto danni ingentissimi sia dalle strutture per quanto riguarda tutta l'impiantistica elettrica che alle coltivazioni in atto. Poi abbiamo avuto danni al caseificio, che praticamente dovremo rifare tutti gli impianti. Qui, come vedi, dobbiamo ancora fare una valutazione, perché non c'entriamo, ma crediamo di avere meno danni, lo dico con sincerità. Mentre le coltivazioni di pomodoro e di meloni che sono in atto nei territori, nel territorio intorno, nell'azienda, ha avuto purtroppo molti danni. Che farete ora? Ma adesso sicuramente ci sarà, per quanto riguarda la protezione civile e la parte di competenza invece dell'assessorato all'agricoltura, dipenderà dall'ente locale se verrà considerata una calamità, anche se qualche piccola responsabilità ci sono in ordine alle manutenzioni, che comunque è meglio sorvolare.